Visibile anche stamane l'alta colonna di fumo sprigionata dall'incendio che si è sviluppato ieri sera intorno alle ore 21 nello stabilimento della Fagma SPA in via Papa Leone XIII a Chieti Scalo. I vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte e continuano ad operare per spegnere gli ultimi focolai. Nella fabbrica di materie plastiche persiste infatti un focolaio nella parte posteriore su cui si stanno concentrando ora le forze. L'edificio è andato distrutto. La palla ora passa all'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, già sul posto e che sta già effettuando i primi rilievi sull'aria, monitorando anche i dati che arrivano dalle centraline di controllo installate da mesi a Chieti Scalo. Nel rogo non si registrano feriti, ma il fabbricato è praticamente distrutto. Le fiamme hanno interessato tutta l'area aziendale, capannoni ed uffici. Al momento si lavora per mettere in sicurezza la zona e a tale scopo è stata disposta la chiusura di via Papa Leone XIII. Visti i materiali utilizzati dall'azienda, ribadisce il comune, si consiglia di tenere le finestre ben chiuse e di usare le mascherine. Sul posto ieri sera è arrivato anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che ha emanato immediatamente un'ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia, anche privati, e dell'Università d'Annunzio, nonché i centri aggregativi e la chiusura completa delle scuole anche per il personale ATA ed amministrativo. L'incendio, come già detto, si sarebbe sviluppato intorno alle 21 di ieri nello stabilimento della Magma SPA. L'azienda si occupa di recupero di materiale plastico e cellulosa. Quando le fiamme si sono sviluppate, nei capannoni erano presenti due addetti che hanno tentato, ma senza successo, di spegnerle con gli estintori. A quel punto hanno lanciato l'allarme. Ad alimentare il rogo anche numerosi bancali di legna accatastati nel capannone, struttura che occupa migliaia di metri quadrati. Sul posto, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco, anche quelli della squadra mobile della polizia. All'origine del rogo, che ha provocato danni ingenti, ma ancora non quantificabili, potrebbe esservi un cortocircuito. Le fiamme, particolarmente alte, hanno prodotto una densa ed alta colonna di fumo nero, ben visibile a chilometri di distanza. Del fatto è stato messo a corrente anche il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani.